Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, torniamo con Minecraft Impossibile, con questa bellissima casa temporanea, spero temporanea. Dovrebbe ormai essere notte perché abbiamo aspettato che diventasse notte per poter viaggiare di nuovo. Ma prima di partire dobbiamo farci di nuovo una barchetta per muoverci in acqua e trovare ufficialmente la zona in cui fare ufficialmente la nostra base. E passami gli smeraldi perché io non mi fido di te. Un attimino, mi stavo rifacendo almeno qualche Tu pezzo in secondo me ferro. sei Tieni. pronta a morire di nuovo. Siccome hai già Esatto. perso un sacco di cose, No, ho questi perso smeraldi tutto. Non un sacco importantissimi, di cose, e sono tutto. importantissimi per questo motivo, a Fere non li lasciamo. Ovvero, ho craftato il piccone di smeraldo che permette di prendere i diamanti, noi altrimenti i diamanti non li possiamo prendere. Ah, è vero, mi ero dimenticata di questo dettaglio, Quindi tu avevi giusto. la cosa più importante di tutte. Allora, i netti li Buongiorno. recuperiamo? Aspetta, mi serviva ancora la crafting. Dai, andiamo via, Cioè, su. volevo farmi tipo una spada. Prendi questo No? letto, Ok, andiamo, vabbè. forza. Sto morendo di fame. Sì, vabbè, Il tutto, cibo di anch'io. oggi che voi non l'avete Pollo cotto. letto, esatto, il pollo cotto. Ma Quanti io polli non ho mai cotti visto abbiamo? un pollo da quando siamo in questa serie, quindi chissà. Tu sei un Però il pollo. pollo cotto, sì. E Non hai mai visto polli perché tu sei un pollo. Quella mela la prendi. anche quegli stick. Prendi, Sì, prendi, prendi. ma c'è un ragno che ci guarda malissimo. Ferre, devi dire tu. Scendi. Vai. Vai. Che Ok, fatto tutto, a scambio posto. incredibile. Allora, dobbiamo muoverci. Prima che diventi giorno, Lo dobbiamo so. assolutamente trovare un punto decente. E per ora mi sembra un po' una Ui, scippetta. delfini. Ciao, Finalmente delfini. qualcosa di bello. Secondo me dovremmo tipo trovare una Ma di qui si grotta. può andare avanti? Io Non lo so, prova. invece spero di trovare un altro villaggio un pochino più Lo carino di so, ma quello che io abbiamo non vedo trovato. villaggi neanche in lontananza. Cioè, dicevo una grotta perché almeno possiamo stare lì sotto, magari con tante risorse. Sì, Un po' Fere, ma l'idea. io voglio una base perenne. È la grotta. La grotta. Voglio vivere in una grotta. Voglio Un po' vivere l'idea che avevamo all'inizio, no? Ti ricordi? Questi ci prendono con le la grotta. No, io voglio frecce. fare una cupola di vetro. Lo so, però al momento non abbiamo né le risorse e né il villaggio giusto dove poter fare la cupola di vetro, perché giustamente ci conviene farla attorno a un villaggio. Però, guarda che bella zona. Cioè, nel senso, quanta apertura abbiamo? Ho visto Sì, un quello sì. tridente sfiorarci con tutta la vita, proprio. Io sono anche messo Ma quello è malino, un quindi. villaggio? No, è terra. Peccato. Sembrava la forma, non Le so visioni perché. dalla disperazione. Allora, lì comunque mi sembra tutta zona di alberi classica, quindi poco interessante. Mentre guardate quanti mostri ci sono ovunque, che paura. La sinistra pure, ragazzi, anche se verso sinistra rischiamo magari di essere a meno di 1000 blocchi, quindi non trovare cose, diciamo, come villaggi e così via, quindi non è una buona idea. Sì, ricordatevi che Allora, abbiamo il lì c'è un limite. bioma diverso perché l'acqua è di colore Ok. differente. Non vedo ancora nulla perché c'è la montagna, però quello è un altro bioma e quindi potrebbe essere una plain, potenzialmente, mi pare. No, abbiamo ancora trovato una bella plane, guarda. Potrebbe essere qua sopra la plain, ma noi non la vediamo. Quella è la casa di un villaggio! Sì, la vedo, la vedo, la vedo. Cos'è questa roba che sbrilluccica di fronte a noi? Che Sono paura, cos'è? creeper. Però Aiuto. il problema è che questa è una costa. Però aspetta! Guarda che figo! Steph, 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 non è il villaggio che abbiamo già fatto, no? No, Ok. no. Meno male che lo scheletro l'ha buttato, stava per esplodere. Steph, non ce la facciamo. Forza. Sentite Sì. l'esplosione? Penso che la prossima mi prenderà in faccia. E Corri. sto correndo, aia! Allora, no. M'ha preso qualcosa. Dobbiamo entrare dentro le case. Continua. Ho un ragno Sì, dietro. Cosa mi sta ci penso picchiando? io. Io non ho armi, quindi. Ok, l'ho ucciso. Continua a correre. Sto correndo, sto Ragazzi, correndo. che eroe che si gira e combatte per salvare Fere. Aiuto. Prima casa che becco, non me Vai, frega nulla. Ok. vai, 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 vai. Io vado in quelle dopo. Così non stiamo stretti. Chiusi. Buongiorno, Golem, difendici. Allora, ho trovato una cassa con dei fogli. Li prendiamo. Magari possono essere utili un domani. Bello. Non c'è nulla qui dentro. Ci Buongiorno. sono dei polli. Questa è la casa che ho trovato Ci io. sono dei No, Fere, non ho polli. visto mezzo pollo. Datemi un pollo. Lo sai che gli animali sono più Però rari. Perché? Steph, ah no, ce li ho eletti. Perché potremmo dormire. Per far andare via i mob, così. E poi ci muoviamo con. No, ma io mi sa che ho l'altro letto, Ok. Quindi fammi un attimo entrare in una casa decente. Tipo questa è molto carina. E piazzo il letto. Non ho letto. Te Cioè, l'ho non ho letto. detto! Però Però posso rubo i craftarla. carpet, potrebbero essere Aspetta, belli cerco una per casa con un decorare. letto. Ci sarà almeno una casa con letto, porca miseria. Quella è super isolata, vuol dire che è l'antipatico del villaggio. E mi dispiace, signore. Devi romperlo. Dormiamo? Sì. Ok. Vai, buonanotte.
Che poi ci sta pure perché ci mettiamo il set point qui, che secondo me è top. L'unico difetto... Pane! Ce l'ho! Pane! Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Oh mamma mia, il pane finalmente! Ah! Oh, raga, come è partita la regen? Non ho mai visto in vita mia questa cosa! Non abbiamo mai mangiato, non siamo mai riusciti a mangiare, non ci credo! Che bello! Che poi ho anche del fieno, anzi... Uno. Aiuto, che paura che mi ha fatto, è entrato sto villager, mi ha fatto venire un infarto. Giusto, mi dimentico che bruciamo. Fere, per favore. Sì, sono stupida. Fere, per favore, non sprechiamo il cibo. Ti prego, Fere, possiamo giocare bene? Sì, sì, sto giocando. Il letto non romperlo e lascialo in quel posto. L'ho già rotto. Vedi quello spiazzo centrale sotto sto villaggio? Voglio creare lì la nostra base, tutta vetrata. Ok? Okay. Così possiamo giocare anche di giorno. E facciamo tutte le coltivazioni in modo che abbiamo tutti i tipi di cibo e così via. Però non voglio rovinare il villaggio e tu devi smettere di prendere danno. Sto cercando di farmi un percorso. Per tanto è inutile, non c'è sabbia. Allora non so che dirti. Credo che bruciamo ancora, aspettiamo un altro pochino. Fere, verso dove andiamo? Non lo so. Tra l'altro io ho depositato la barca. Ah no, l'ho proprio lasciata lì. Vuoi... Dove ne craft un altro. So che sto sprecando un sacco di legno però. Ti ricordi si dove l'avevo visto? Secondo me no. Come sì, ora sì. Si può? Sì, vai. Okay. E quando è proprio il cielo scuro scuro, lì allora vai sicuro. Il problema è che non so bene che fare. Dove ce la becchiamo uno della sabbia? Raga, questo... O andiamo nella grotta, che dici? No, non ci serve nulla. Beh, dobbiamo iniziare a fare una base. Ok. E allora io vado giù. Giù? Lì, Steph, lì troveremo della sabbia, no? Proviamoci. Allora, eccomi. Purtroppo, vai, raccogli. Assieme a me arrivano i mob, Allora sto cercando. Tieni, ti ho lanciato una pala. Di evitare che ci arrivi l'acqua addosso. Ok. Perlomeno per ora. Quindi prendi tutto quello che c'è attorno. Perché sennò è fastidioso. Arrivano zombie. Lo affronto io. Esatto. A colpi di pala lo prendo. No, non farlo, che te la rompi e basta. Ok, morto? Sì, Steph, è pieno di sabbia comunque. Mi sa che arrivano anche di quelli con col tridente, purtroppo, però. Vabbè, che ci dobbiamo fare. Esatto. Vai, prendi. Mi sa che è finita. Però, comunque è un buon quantitativo di sabbia questo. Eh sì, io ho più di una stack. Perfetto. Allora. Poi io volendo faccio arrivare l'acqua. Esatto, possiamo anche prenderla perché tanto, bene o male, ce n'è rimasta poca. Era giusto per non avere fastidi all'inizio. Sì, sì, ma infatti era il ragionamento giusto. Ok, purtroppo siamo molto più lenti, guarda, si è in acqua. Allora... Steph, arriva, no, arriva di tutto. Arriva di tutto? Sì. Scappiamo? Sì. Allora, ok, non ha il tridente però, meno male. Ah, io meno male ho fatto una stack. Ok, io ho fatto una stradina per permetterci. Io ho fatto una stack e mezzo. Ottimo, ok, andiamo però via. Aspetta, la prendo. Però qua ce n'è altro, ragazzi, cerchiamo di prendere tutta la sabbia. Aspetta, vedi, anche questa. Vieni qui. Dai, dammela. Cavolo. Ok, lasciamo perdere quella perché secondo me non ne vale la pena tanto per qualche pezzettino. Io ne ho, confermo, una stacca intera più altre 39. Ok. Quindi dai, messi bene. Steph, uno zombie alle spalle. Steph, girati. Grazie. Vieni qua, bro. Mi sto spaccando la spada. Ho trovato altra sabbia e ne approfitto. Tu farma legna. Quello che sto facendo. Non hai neanche lascia, vero? No, non ho nulla, ve l'ho detto. Farabutto schifoso, lurido, infame. Alle spalle come gli infami. Aia, che male. Ho tolto il pane, sono un cretino. Qua non posso craftarlo. Dai, mi devi rompere la vita, mi devi rompere. Io ti arrivo dritto in the face, ti smonto l'animo. Allora, facciamo così, facciamo la crafting. Dai, attacca, stupido, attacca, boom, attacca, stupido, boom, attacca, stupido, boom, morto, pagliaccio. Ok. Sabbia. Come sta andando? Sta andando, allora, che ho fatto fuori quello col tridente, adesso sto riesco a farmi la spada, finalmente. Non ci posso credere. Ma raga, sto giro è uno scheletro? Dal rumore sembra una freccia questa. Ok. Ho paura di essere irritato, raga. Se muoio piango. Ma veramente piango. Due stack? Ho due stack di sabbia. Perfetto. Forse, raga, sono i tridenti che cadevano a terra. Purtroppo ho rotto la pala.
Va bene, va bene. Il punto è che ci manca la fornace e il carbone. No, il carbone ne ho 45. Okay. E fornaci dobbiamo vedere se li abbiamo ancora o se li abbiamo perse quando eri morta tu. Però nel caso non ne ricraftiamo. Se vuoi prendi anche un po' di pietra nel caso. È pieno di gente, aiuto! Lo so. Allora, vedi, ne ho 5. Lo so, ma se tu vieni qui e porti il carbone... Sì, arrivo, Stella! Hai preso il carbone, non l'hai preso? Sì, che l'ho preso. Sicuro? Vedi. Ok. Fammi controllare se devo prendere altro, concentratissimo. Direi di no. Ok. Io ho ancora 8 pagnotte, se ti interessa. Io ne ho appena create altre 3. Allora. Così almeno rigenero vita. Quindi, come scegliamo? È la casa con tutti i ragni di fronte. Penso sia questa, quindi. Esatto. Con i ragni camperati, eccomi. Buongiorno. La crafting è mia, qui c'è la fornace. Allora, secondo me possiamo fare così, guarda. Per avere più spazio? Sì, e mettiamo tutto fornaci. Ok. Quindi. 1, 2, 3... 4 e 5. Spacchiamo anche questo che mi dà fastidio. Allora, metto un po' di carbone in ognuna, tipo 8. Ci può stare? Sì. È un buon piano? Vai. Va bene, va bene. Ok. Ok. E raga, qua mettiamo tutto il resto. Non si può mettere la sabbia nella Blast Furnace? Non si può? No. Ah, peccato, non lo sapevo. Allora, facciamo così. Quindi, hai messo sabbia qua in tutte? Sì, sì. Perfetto. Allora, dato che ne ho ancora tante. Anch'io ne ho tante, quindi posso aggiungere tipo un altro po' qua. Un altro po' qua e l'ho messa tutta, perfetto. Ok, io aggiungo un po' qua. Ok, abbiamo fatto anche giusto il tempo, Steph, perché è giorno. È vero. Quindi altro che giusti giusti. Ok, adesso... abbiamo un'attesa importante e il mio piano però sarebbe quello di craftare, cioè di buildare la nostra zona di vetro nella prossima notte. Perché certo. Se ci proviamo di giorno in quello spiazzale siamo morti, non no, c'è certo, modo di farcela. Cioè va bene i secchielli d'acqua ma c'è un limite al limite, secondo me moriamo. Che poi piuttosto che fare una cupola rialzata potremmo prenderci anche, lo vedi questo fosso, cioè tapparlo così ce l'abbiamo già come pronto. Prima base, esatto, poi allarghiamo. Certo, però dico almeno così sprechiamo meno vetro. È interessante l'idea. Non è male, potrebbe essere, bisogna vederlo bene. È che le cose si vedono meglio di giorno, ma noi di giorno non possiamo uscire. Aspetta, però facciamo così, guarda, così lo guardiamo bene, è carino, non è enorme. Però lo possiamo espandere. Esatto, tanto comunque sotto. Non abbiamo abbastanza vetro a priori, capito? Esatto, è quello che sto dicendo. Però cioè... ma... che cosa? Tutta quella paglia? La stavo prendendo, poi mi hanno inseguito i ragni, è per quello che sono scappata. Sai quanti panini facevamo? Lo so, Steph, l'ho vista, la stavo prendendo ieri, ma mi hanno inseguito i ragni, per quello poi sono scappata in questa casa. Facciamo un tunnel sotterraneo? Da che questa porta casa. Da lì. Sì. Esatto, sì, volevo fare anche queste cose. Mi ma quando mai non l'hai detto, quindi non lo volevi no, fare? No, perché volevo fare poi il tunnel che ci che porta pagliazza. In mare e possiamo prendere altra sabbia. Dammi un piccone. Sto aspettando, voglio un piccone. Un piccone vuoi? Fatelo. Dai, così inizio a fare il tunnel, lo facciamo qui. Ok. Tipo da qui. Sta casa ormai è nostra. L'abbiamo conquistata. No. Ecco, benissimo. Allora. Leviamo questo e iniziamo da qui. Allora. Ok. Più o meno quant'è l'altezza giusta? Sì, vabbè, ma così non ci possiamo tornare. Fai le scalette. Ok. E che sei scemo, fai le scalette. Te sei scema. No, dobbiamo fare il tunnel. Il tunnel di Babilonia facciamo. Secondo te posso iniziare ad andare o devo andare più in basso? Allora, raga, non mi ricordo come si fanno le scalette, datemi un attimo. Era così. Davvero, ho creato delle fence. Erano gli stick. Gli stick ai lati, secondo me. E basta. Ok. Esatto. Perfetto. Quindi, raga, creiamo un bel po' di stick. Facciamo così. Ma è giusta la direzione, secondo aspetta, te? Riesco. Ok, ce l'ho fatta. No, e secondo me non è giusta la direzione. Facciamo così. E facciamo così. Aspetta, Fere. Da che parte è? Allora, perché guarda. Secondo me sto scavando la parte sbagliata. Tu devi scavare verso lì. Verso qui? Io sto scavando verso però lì. Però prima devi andare ancora più in basso, non sei abbastanza in basso. Sicuro? Sì. Vado. Quindi quel tunnel va tappato, che sennò ci confondiamo.
Che c'è? È finito. Perfetto. Perfetto. Allora, se continuiamo, tipo facciamo così, così può continuare. Tieni, costruisci la scala. Esatto. Dovresti uscire a breve. Ok, però. Quanto è? Eccoti. Ok. Sei esattamente lì. Ok, allora adesso per la scienza. Non mi fa bruci... No. Questo lo fissiamo. Che dite? No, questo lo fissiamo. Il vetro è un blocco in tutti i sensi. Però è trasparente. No, è comunque un blocco. Dai, se no esce una schifezza se lo facciamo in cobblestone o cose così. Se vogliamo una cosa esteticamente adeguata, deve essere vetro. Allora, ci sta perché effettivamente il vetro è trasparente, ci arriva comunque la luce, quindi come ragionamento ha senso. Eh no, ma comunque non è che il sole ti brucia per la luce noi, non è che siamo vabbè, bambini. Col vetro sì, il vetro cavolo riflette, quindi... Sì, ma tu stai depotenziando la potenza del sole. Comunque non mettere altri blocchi, Steph, perché... Siamo troppo in basso. Esatto. Però dovevo capire se bruciava. Ovviamente se poi lo rompi lo perdiamo, quindi però lasciamo stare, vabbè. Sì. Comunque siamo a buon punto, se la dobbiamo fare in vetro e tappiamo quel fosso non è male. Allora abbiamo 3 stack di vetro e mezzo. Ok. Dovrebbe bastare. Quanto manca diventa notte in sto gioco? Non lo so. E niente, dai, fermiamoci così. Sistemiamo per il prossimo episodio questo discorso vetro, in modo tale da poter creare appunto la nostra incredibile base. Le avventure potrebbero semplificarsi da qui in poi perché... Se riusciamo a creare una base e a coltivare i primi semi, a quel punto sta tutto nel creare una zona talmente ampia da poter fare anche i recinti degli animali, iniziare a farmare le carni degli animali e arrivare ad una situazione in cui il 60-70% del tempo mangiamo. Per me la serie sarà conclusa nel momento in cui riusciremo ad avere la maggior parte del cibo, una base veramente solida e avremo preso i diamanti. Per me sono questi gli obiettivi della serie, quindi base gigantesca. Con tutti i tipi o quasi di coltivazione e di cibo e diamanti. Nel momento in cui abbiamo tutte queste cose, per me tendenzialmente siamo riusciti a dimostrare che si può vivere in Minecraft impossibile. Prima di allora invece sarà una sofferenza come lo sta risultando in questo momento. Per ora ci fermiamo così e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!